Quest'opera è nell'immaginario italiano, è una specie di monumento nazionale. No? Se uno dice La forza del destino, La traviata, Il trovatore, sì, ebbene, eccetera, ma qua si dice il Nabucco. Sentiamo già un'aura particolare intorno a noi. E va pensiero, addirittura, diventa una specie di inno della nazione, tant'è vero che qualche mente nel passato aveva addirittura pensato di farne l'inno nazionale, cosa a cui io mi sono sempre ribellato e con me qualche altra persona, anche perché chi propone una cosa di questo genere non sa niente del vapensiero e del Nabucco, ma soprattutto non sa niente del vapensiero. Voi pensate un inno nazionale? Come ho detto già altre volte, ma mi ripeto, dove Verdi scrive che il tempo deve essere lento, grave, sottovoce. In genere gli inni devono dare una spinta, no? A un popolo. Uno deve sentire dentro di sé il fuoco dell'appartenenza a una nazione. Essere cittadino di, e l'inno risveglia questi ardori. Voi pensate, e tant'è vero che nelle squadre di calcio, anche quando ci sono i tornei, le Olimpiadi, eccetera, eccetera, quando si alza la bandiera del vincitore, c'è un sussulto di tutta una nazione che vede in quel vincitore la gloria di se stessa. Il vapensiero intero dura 4-5 minuti. Voi pensate a una squadra di calcio che esce, si mettono tutti là, così, con 100.000 persone allo stadio che stanno lì ad aspettare. Pensiero. Non so, Totti. E poi. Chi dice del perduto incanto mi torna un giorno solo? Chi è che mi riporta indietro l'incanto, anche per un giorno solo, di una vita diversa che ho perso? E questa è un'aria che vorrei che la Tatiana cantasse di nuovo. Vieni, Tatiana. Proprio non dal recitativo, proprio dal cosa. Aspetta, no, ti faccio l'introduzione prima.